Salve amici! Volete entrare nel futuro? Comprate un biglietto per la Cina. Questo paese non vuole vivere nel XXI secolo, ma direttamente nel XXII. L'economia cinese è una delle migliori al mondo. Il paese si sta precipitando in avanti come un velocista. In questo video vedrete 10 mega edifici in Cina che sono già stati completati. Il ponte più lungo del mondo, il radiotelescopio più grande del mondo, l'analogo cinese delle isole artificiali di Palm Jumeirah. I cinesi non si stancano di stupire il mondo con le loro incredibili conquiste. Il teatro dell'opera a Guangzhou. Il teatro dell'opera a Guangzhou è uno dei più grandi del paese. L'area di questo fantastico edificio è di 46.000 metri quadrati. Per fare un confronto, secondo gli standard FIFA, l'area di un campo da calcio è di soli 7.140 metri quadrati. In questo teatro, quindi, ci entrano ben 6 campi da calcio e resta ancora spazio. Al suo interno ci sono solo 2 sale da concerto, ma che sale! Una da 1.800 posti, l'altra da 400. Le sale sono enormi, ma anche nelle ultime file il pubblico può sentire tutto perfettamente. L'acustica è incredibile. Questo straordinario edificio è stato costruito dai cinesi in soli 5 anni. Il budget è di circa 200 milioni di dollari. L'importo è certamente enorme, ma guardate che risultato. L'edificio assomiglia a un'astronave o a pietre bagnate dalle onde del fiume. E questo non è un caso. L'architetto si è ispirato proprio ai paesaggi fluviali. All'interno la somiglianza è ancora più evidente. I livelli del soffitto corrono l'uno nell'altro come onde e si piegano come il letto di un fiume. Il ponte di Shanghai e il tunnel dello Yangtze. Shanghai è il centro finanziario del paese. Questa città è in continua crescita, ma qualche anno fa è finito lo spazio. I confini sono arrivati al fiume, quindi i cinesi trovarono una soluzione originale: attaccare le isole di Chongming-dao e Changqing-dao alla metropoli. E per fare questo hanno costruito un'autostrada incredibilmente lunga che attraversa 2 isole e un fiume. Il progetto è costato quasi 2 miliardi di dollari. L'autostrada inizia a Shanghai, sulle rive dello Yangtze. Lì un gigantesco tunnel si insinua nel terreno. È lungo circa 9 km e il suo diametro supera i 15 metri. È il tunnel più largo del mondo. Ma i cinesi non volevano solo stabilire un record, avevano un obiettivo diverso. Il tunnel, infatti, è a 2 livelli. Sul primo c'è una linea della metropolitana, sul secondo c'è un'autostrada a 6 corsie. Il limite di velocità, tra l'altro, è piuttosto alto, 80 km orari, quasi come su un'autostrada. I cinesi hanno capito che il traffico sarebbe stato intenso e hanno fatto di tutto per evitare gli ingorghi. Sulla sponda sud di Changqing-dao, il tunnel finisce e inizia il ponte. Attraversa l'intera isola a livello del suolo, poi attraversa il fiume e termina a Chongming-dao. La lunghezza totale della struttura è di quasi 17 km. Anche il ponte ha 6 corsie come il tunnel. Le corsie laterali sono riservate alla metropolitana. Il centro finanziario internazionale di Shanghai. Questo grattacielo viene spesso definito apriscatole. Non credo di dover spiegare il perché. L'altezza dell'apriscatole è di 492 metri. È uno dei 10 edifici più alti dell'Asia e occupa l'11° posto nella classifica mondiale. Nonostante la sua altezza, l'apriscatole è incredibilmente forte e sicuro. Può resistere a terremoti fino a 7 punti. Ci sono vie di fuga, scale protette e ascensori ai lati dell'edificio. Su ognuno dei 12 livelli sono presenti piani protetti, dove le persone possono rifugiarsi durante un incendio. Su tali piani le pareti sono armate con un telaio in cemento armato e scudi in acciaio refrattario. Inoltre, le finestre non sono resistenti agli urti, ma normali, di vetro. Se necessario, possono essere rimosse e le persone non soffocano nel fumo. I cinesi hanno analizzato gli eventi dell'11 settembre 2001 e hanno preso tutte le misure affinché ciò non accadesse a Shanghai. La forma divertente del grattacielo non è un capriccio o uno scherzo, ma è necessario un buco in alto per ridurre la resistenza dell'aria in caso di vento forte.
All'inizio l'architetto voleva rendere la finestra rotonda, quindi nel progetto il grattacielo non sembrava un apriscatole, ma i committenti hanno stroncato il progetto sul nascere. Il fatto è che Cina e Giappone non sono molto amici, e una finestra rotonda su un grattacielo rettangolare sembrava una bandiera giapponese. Quindi il cerchio è stato sostituito con un rettangolo. Il ponte di Qingdao. Questo è il ponte più lungo del mondo, situato sull'acqua per ben 42 km e mezzo. Questo gigante è stato costruito in soli 4 anni. Ragazzi agili questi cinesi! Ma che c'è da stupirsi? Al progetto hanno lavorato più di 10.000 costruttori. Il ponte collega le città di Qingdao e Huangdao. La sua costruzione ha richiesto più di 2 milioni di metri cubi di cemento e 450.000 tonnellate di acciaio. La costruzione è incredibilmente forte. Può resistere a un tifone, a una collisione con una gigantesca nave mercantile e persino a un terremoto di magnitudo 8. La grandiosa costruzione è costata 7 miliardi di dollari e non tutti i cinesi sono contenti della spesa. Dopotutto, il ponte non è l'unica strada da Qingdao a Huangdao. Il ponte consente solo di risparmiare un po' di tempo di viaggio, e neanche molto, 20-30 minuti. La centrale nucleare di Qingshan. Due volte prima. La centrale nucleare di Qingshan è la prima centrale nucleare costruita in Cina, ed è anche la prima costruita secondo un progetto cinese senza il coinvolgimento di appaltatori stranieri. La centrale nucleare è stata avviata nel 1991. A quel tempo, nella stazione lavorava solo un'unità di potenza, ed era da 300 MW. Suona divertente per gli standard odierni. Ora, la centrale di Qingshan ha ben 7 unità di potenza, e la sua capacità è aumentata di 15 volte. La stazione genera circa 4.400 MW. Si tratta di 200 MW in più rispetto alla più grande centrale nucleare americana di Palo Verde. La torre di Shanghai. Sembra che i fan dei grattacieli vivano tutti a Shanghai. Nel 2008 è stato costruito il centro commerciale a forma di apriscatole di cui ho già parlato, e nel 2015 è stata completata la costruzione della torre di Shanghai. Si tratta dell'edificio più alto di tutta l'Asia e occupa un dignitoso terzo posto nella classifica mondiale. L'altezza di questo grattacielo è di 632 metri. L'edificio è stato costruito in 7 anni. I costi del progetto hanno raggiunto i 4 miliardi di dollari, ed era l'opzione economica. I cinesi hanno costruito la torre a forma di spirale che si assottiglia verso l'alto. Questo design insolito ha ridotto il carico del vento del 24%. Grazie a ciò, gli architetti hanno ridotto il numero di strutture di rinforzo in acciaio, risparmiando quindi circa 60 milioni. Il radiotelescopio FAST. La costruzione del radiotelescopio FAST è iniziata nel 1994 ed è stata completata nel 2016. Questo progetto incredibile ha richiesto 22 anni e 185 milioni di dollari. La dimensione è sorprendente. Il diametro della lente principale è di ben 500 metri. Per creare una struttura così gigantesca, i cinesi hanno utilizzato il terreno naturale. Il telescopio è stato letteralmente integrato nel paesaggio. L'obiettivo è stato posizionato in un imbuto carsico naturale e sopra di esso è stato installato un ricevitore radio a un'altezza di 140 metri. Non ascolterai la tua radio preferita con esso? Per coloro che non amano l'astronomia, spiegherò. Il radiotelescopio non mostra costellazioni e galassie, ascolta lo spazio. Un'enorme lente cattura la radiazione degli oggetti spaziali e il ricevitore radio riceve i segnali e li trasmette all'apparecchiatura. Per eliminare possibili interferenze, i radiotelescopi sono costruiti in aree desertiche. In questo, tra l'altro, i cinesi hanno avuto problemi. Trovare un posto in Cina dove non ci siano persone è molto difficile, ma le autorità hanno risolto il problema. Hanno semplicemente trasferito tutti i cittadini che vivevano a una distanza di non meno di 5 km dal telescopio. E sì, a tutti è stato fornito un altro alloggio e pagato un compenso. Ora il cinese FAST è uno dei migliori radiotelescopi al mondo, se non addirittura il migliore.
è di 200 metri più grande del telescopio americano Arecibo, ma le dimensioni non sono la cosa principale. La messa a fuoco è molto più accurata e le informazioni vengono elaborate 5 volte più velocemente. Inoltre, la sensibilità è di 2 volte superiore. Insomma, in questo gli Stati Uniti hanno un gran bel rivale. La centrale idroelettrica delle Tre Gole. Pensate che le centrali nucleari siano le più potenti? Allora non conoscete la centrale elettrica della diga a gravità delle Tre Gole. Questo gigante genera 98 miliardi di kilowattora all'anno. La sua capacità è di circa 23 gigawatt. Ma quanto è potente in realtà? Ebbene, la più grande centrale nucleare del mondo è Kashiwazaki Kariwa in Giappone, che ha una capacità di soli 8.000 MW all'incirca. La centrale idroelettrica cinese è 3 volte più potente, e non è l'unica peculiarità di questa centrale, è la struttura più pesante del pianeta. La sola diga di cemento pesa 65 milioni di tonnellate. È lunga 2 km, larga 300 metri e alta 185. Ci sono voluti 27 milioni di metri cubi di cemento per costruire questa gigantesca struttura. Se fai un tubo di un metro di diametro con questo cemento, puoi avvolgerci l'intera Terra attorno all'equatore. 40.000 persone hanno lavorato alla costruzione di questa diga per ben 17 anni. Il budget totale ammontava a più di 30 miliardi di dollari e un terzo di questo importo è andato al reinsediamento delle persone. Per il varo è stato realizzato un bacino idrico di 39 chilometri cubici. Per fare questo furono allagati giganteschi territori lungo le rive del fiume. Le persone che vivevano in quella zona ovviamente dovettero essere trasferite. Il governo cinese ha fornito nuovi alloggi per 1.300.000 persone. La curva dei fiumi cinesi. Ovviamente è una metafora. I cinesi non trasformano i fiumi esistenti, ne scavano solo di nuovi. Il sud della Cina soffre di inondazioni regolari quando il fiume Yangtze trabocca, ma nel nord c'è una siccità costante. Il fiume Giallo e Lai scorrono lì e c'è pochissima acqua in essi. Anche Mao Zedong suggerì di collegare il sud e il nord con dei canali, modificando il riempimento dei fiumi. Erano passati 70 anni e il progetto allora sembrava ancora fantastico. Ma i cinesi sono testardi, hanno trasformato la fantasia in realtà. Hanno già scavato 2 canali grandi. I residenti delle regioni aride hanno ricevuto 10 miliardi di metri cubi di acqua all'anno. Per scavare il canale orientale e centrale, i cinesi hanno spostato 11 miliardi di metri cubi di terra e posato 22 miliardi di metri cubi di cemento. La lunghezza totale del complesso idrotecnico è di 2.400 km. Ora si sta costruendo il terzo canale. La sua lunghezza sarà di 500 km, ma i lavori dovranno essere eseguiti in montagna, a 5.000 metri sul livello del mare. Il canale non passerà sotto le nuvole, ma sopra di esse. Questa costruzione è considerata la più grande del mondo. Il budget ha già superato gli 80 miliardi di dollari, eppure i cinesi hanno attuato solo 2/3 del piano. Gli esperti hanno stimato il costo totale del progetto, 500 miliardi di dollari. Questa cifra corrisponde al bilancio annuale della Polonia. Non è poco, non vi pare? L'isola Fiore. E infine, nel 2021, è stato completato un altro grandioso progetto, l'analogo cinese del Palm Jumeirah. L'arcipelago artificiale Ocean Flower Island è una nuova meta turistica in Cina. Il progetto è stato realizzato con denaro non pubblico, bensì proveniente da investimenti. La creazione di queste isole artificiali è costata 24 miliardi di dollari. Si prevede un afflusso turistico di 10 milioni di persone all'anno. Questo arcipelago dall'alto sembra un fiore. Si compone di 3 isole artificiali con una superficie totale di 4 km quadrati. Le isole sono collegate tra loro. Su di esse sono situate strutture per l'intrattenimento per persone di tutte le età e interessi. Ci sono inoltre hotel anche a 5 stelle, parchi acquatici, musei, un acquario, negozi duty free, un centro congressi, centri commerciali, caffè, bar, ristoranti e varie attrazioni. Con questo è tutto, amici. Lasciate un like, scrivete un commento e iscrivetevi al canale. A presto!